Trader si nasce o si diventa? Buongiorno a tutti, qui Arduino Schianato da iAlforex.com e oggi appunto voglio trattare questo tema che è sicuramente molto interessante e tanti di voi a volte se lo chiedono perché nel percorso per diventare un trader ci si trova anche, come in tutti i percorsi, i momenti più difficili e spesso ci si chiede: ma sono adatto a questo mondo? Posso veramente diventare un trader? Ma c'è qualcuno che magari ha questo talento? Ecco, magari oggi cerchiamo di capire veramente questa cosa, se si può diventare trader e magari come diventarlo, come si può riuscire a diventarlo, quali sono le caratteristiche che deve avere un trader. Diciamo che il trading è un qualcosa che si può imparare a fare, il trading è un mestiere, è una professionalità che si può imparare a fare e non si è mai finito di imparare, quindi se io divento capace ad affrontare i mercati con consapevolezza e quindi poi cercando di avere una costanza di profitto, e questa cosa si può ottenere, ovviamente il trader deve continuare a cercare di migliorarsi, di imparare, di capire, per appunto mantenersi sempre in linea con i mercati e cercare di rimanere, come in tutte le professionalità, diciamo sempre aggiornato a quelle che sono le dinamiche del mercato. Spesso ciò che serve per raggiungere l'obiettivo è il desiderio, appunto, molto forte di raggiungere questo obiettivo e la ripetizione delle stesse cose ogni giorno. Un po' come un grande sportivo, spesso i grandi sportivi lavorano quando gli altri si divertono, quando gli altri vanno a cena fuori, noi magari cerchiamo di studiare, quando gli altri vanno a divertirsi, noi cerchiamo di studiare, di capire. La cosa importante, soprattutto nei primi anni, nel momento in cui si fa una certa cosa, è cercare di essere sempre focalizzati e a volte, come appunto l'esempio dei grandi sportivi, cercare di essere lì sempre, anche nei momenti in cui spesso magari gli amici, i conoscenti, i familiari magari fanno altro. Nel trading poi si possono fare tantissimi corsi, ci sono negli ultimi anni veramente tantissimi formatori e tantissime strategie, tantissimi approcci, mercati differenti, quindi in realtà di corsi di trading ce ne sono a bizzeffe, però e anch'io stesso da 11 anni ormai con il sito di iAlforex, diciamo, svolgo attività anche di formazione molto pratica e di condivisione di quelle che sono magari le mie operatività, il mio approccio per cercare di dare e trasmettere un'esperienza. Però quello che voglio sottolineare è che dopo un corso o anche affrontando dei corsi non è che si diventa trader. Si imparano delle cose, si impara la teoria, si impara a conoscere alcune cose che magari prima non si conoscevano e quindi iniziare poi magari a rivederle ogni giorno, a capirle ogni giorno. Il percorso del trader poi è un percorso soggettivo, è un percorso personale, non è un percorso che quello che è andato bene a me per forza può andare bene a te. Diciamo che andare a cercare di trovare l'esempio da qualche persona, da qualche trader che già da tanto tempo fa determinate cose può darti una via, può darti uno stimolo in un approccio, è assolutamente, direi, oggi fondamentale e anche, diciamo, forse più intelligente da fare da quando ho iniziato io a fare trading ormai tantissimi anni fa. Però sicuramente quello che c'è da ricordare, noi lo diciamo sempre anche nella nostra attività di formazione, non pensiamo che dopo un corso, dopo due corsi siamo già dei trader e sappiamo essere, come dire, elastici e soprattutto capaci nel gestire quel tipo di approccio. Ci vorrà tutta una serie di esperienza, una serie di trade fatti, di guardare il mercato, di giorni passati proprio a leggere e vedere i mercati. Io posso trasmettere ovviamente la mia esperienza, ma sarai solo tu alla fine che devi capire che tipo di strada vuoi percorrere e sarai sempre solo tu a dover fare il salto, sei tu che devi decidere ogni giorno se fare o meno un'operazione, se chiudere o meno un'operazione. Prima parlavamo dei grandi sportivi e una dote che accomuna i grandi sportivi è il credere in se stessi. Ecco, nel trading bisogna credere molto in se stessi. Il trading davvero è un 90% testa.
E quindi nel momento in cui si conoscono bene le dinamiche di mercato, si ha veramente una certa sensibilità con gli strumenti che ogni giorno finanziari si lavora, si conosce tecnicamente bene quello che si affronta, poi veramente il 90% è testa, perché quello che ci fa muovere il mouse, ci fa cliccare, buy, sell, ci fa prendere certe determinate decisioni e fare quindi certi comportamenti è la nostra testa, e quindi la gestione della nostra emotività e della nostra, e soprattutto una gestione equilibrata, diciamo, della nostra emotività è la strada. E quindi è fondamentale, fondamentale credere fermamente in noi stessi per credere in quello che andiamo a fare sui mercati. Il più di chi prova a fare trading ogni giorno butta costantemente i propri soldi ogni volta come se fosse così, al casino, magari cercando 1000 indicatori, 1000 strategie, ma senza capire nulla di mercati. Io veramente mi trovo a volte a vedere veramente delle cose incredibili, e si capisce che le persone non stanno capendo, non stanno ragionando, con tra l'altro un uso spropositato della leva, con un utilizzo dello stop loss sbagliatissimo, 20 pips di stop, cioè non è così che si diventa trader. Perché poi non è una questione di tecnica, è una questione di assetto mentale. A volte, per esempio, mi si chiede: ma le tue metodologie, il tuo approccio al trading lo posso utilizzare con time frame bassi, no? Tipo, non so, sotto il daily, H1, eccetera, eccetera. E la mia domanda è: ma perché questa domanda? Perché? E poi mi viene da pensare quindi che allora molta gente non faccia trading per guadagnare, quindi non veda il trading come un lavoro, ma come un qualcosa così, un po' di astratto, metti i soldi lì e lo fa alla fine in modo inconscio, un po' per divertirsi, forse per rischiare, no? Per adrenalina, ma non per fare soldi. È questo il problema. Dal mercato alla fine noi otteniamo ciò che vogliamo, e in molti probabilmente vogliono perdere, hanno paura di guadagnare, hanno paura di riuscire a diventare dei trader. E così una domanda: in questo momento chi mi ascolta ha un diario di trading? Cioè vi segnate quello che fate? Vi scrivete quello che ogni giorno, ogni mese, ogni settimana andate a fare sui mercati? Perché questo è importantissimo. Io credo che a questa domanda ci saranno moltissimi che non hanno un diario di trading dove si fanno, si segnano le operazioni che fanno. Allora io mi chiedo: perché andare a non scriversi quello che fai e poi magari spendere un sacco di soldi in corsi, in libri di trading, quando il primo libro che devi assolutamente leggere e rileggere è quello che fai ogni giorno? Perché non abbiamo il coraggio di scriverci cosa facciamo e andarlo a rivedere? Perché non abbiamo questo coraggio? Cerchiamo di avere il coraggio di scrivere quello che facciamo nei dettagli, perché poi andarlo a rivedere è importantissimo. Quindi cerchiamo di prendere questa cosa e farla diventare nostra, un'abitudine, come dicevo all'inizio. Per finire, la cosa che posso dirti è di guardare sempre te stesso e non guardare gli altri. Io lo dico anche nel mio servizio Platinum, il mentorship Platinum, dove comunque condivido un po' quello che faccio, quindi sono molto trasparente, faccio vedere un po' tutto, no? E però dico sempre: quello che faccio lo faccio io con la mia sensibilità, non è copiando che tu diventerai un trader, è cercando di capire che tu probabilmente, prendendo un po' da me, prendendo un po' da questo, prendendo un po' dall'altro, diventerai un trader, ma non copiando, perché il trading, il trader, quindi il lavoro del trader, è un qualcosa di intimo, di personale. Quindi guarda te stesso, non guardare gli altri, prendi da chi può essere per te un maestro, può essere un'ottima ispirazione e soprattutto fonte di insegnamenti e di esperienza, ma cerca sempre di guardare te stesso. Così si diventa trader, ragazzi, non c'è un sacro graal che dice così si diventa trader, non c'è una strategia che valga sempre. Quindi spero che questo video, insomma, possa esservi utile, magari riascoltatelo, per me è stato molto importante buttare giù questi pensieri e darveli così in questo video. A questo punto non mi resta che salutarvi, ma prima di salutarvi ovviamente vi ricordo di mettere un mi piace, di iscrivervi al canale, di attivare la campanellina, e noi come al solito ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!